Si è svolta mercoledì mattina presso la sede dell'Episcopio della Diocesi di Cirignola, Ascoli Satriano, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Notti Sacre Arte 2016, che si svolgerà nelle Diocesi di Cirignola, Ascoli Satriano e Lucera Troia. L'evento è organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Federico II Eventi. All'evento era presente il Vescovo della Diocesi Ofantina, Monsignor Luigi Renna, Monsignor Antonio Parisi, direttore dell'Ufficio Consulenza Musica Liturgica Nazionale della Ceinon, che anche Miguel Gomez, presidente dell'Associazione Federico II Eventi, e la vicepresidente Cinzia del Corral. Tra l'altro, l'evento valica i confini nazionali, creando una rete con la Croazia, dove verranno presentate una serie di concerti lirici e le esposizioni delle opere vincitrici del concorso internazionale Notti Sacre in Puglia. La rassegna punta al recupero e alla valorizzazione di artisti contemporanei attraverso esecuzioni musicali di pittori, scultori e videomakers sui palcoscenici delle chiese citate. Sette appuntamenti riguarderanno Cirignola, il primo fissato l'11 settembre con l'inaugurazione della mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre, e a seguire il concerto del duo di Ar Duo Images. Mimmo Siena, speciale news dalla diocesi di Cirignola, Ascoli Satriano, Foggia.